Riprendiamo la lezione. Un vostro collega era talmente entusiasta della visita in profondità che mi ha chiesto di realizzare anche la visita in ampiezza. Allora, l'idea fondamentale della visita in ampiezza è che io ho bisogno di una coda. Questa coda è una struttura FIFO, First In, First Out. Quindi io la inizializzo. Immaginate una grossa latta d'olio che si versa sull'Europa. Io la inizializzo in questa coda. Ad esempio, io verso l'olio nella Francia, metto nella coda la Francia e vado a vedere quali sono le nazioni confinanti con la Francia. Andrò a vedere la prima nazione che ho trovato ed è ad esempio la Germania e la vado a mettere nella coda e così metto tutte le nazioni che confinano con la Francia. Poi vado al passo successivo, estraggo dalla coda la prima nazione, in questo caso la prima nazione sarà la Germania, vado a vedere tutte le nazioni che confinano con la Germania e le inserisco nella coda. Quindi essenziale per la visita in ampiezza è la presenza di una coda. Allora, quando avevamo guardato le varie strutture dati in Java, che l'interfaccia coda viene realizzata, ad esempio, dalla linked list. Quindi quello che mi serve è una coda, perché quello che devo fare è inserire e togliere dalle due estremità di un tubo, quindi ho bisogno di una struttura di tipo FIFO, First In, First Out, e la dichiaro come coda, ma poi vado a fare new di una linked list, perché la linked list implementa l'interfaccia coda, se vi ricordate di Java Collection Framework. Allora, facciamo soltanto un controllo che la coda effettivamente funzioni in questo modo. Aggiungiamo un po' di variabili nella coda, facciamo una coda di stringhe, aggiungiamone qualcuna. Foo, bar, buts, tutte le variabili, buts in realtà non gargle, scusate, la vera terza variabile metasintattica è buts. Comunque, inseriamo alcune variabili e poi estraiamole e controlliamo che tutto sommato io riesca a inserire e togliere esattamente nello stesso ordine. Quindi systemout, printout, il metodo dovrebbe essere remove, e facciamo esattamente come abbiamo fatto 4 add, facciamo 4 remove. Controlliamo che il tutto funzioni correttamente. Quindi chiamiamo la funzione breakFirstVisit, gli devo passare la stringa, certo. La nazione da cui parto, l'Italia, diciamo. Francia, visto che sto lavorando con la Francia. Eseguiamo ed effettivamente foo, bar, buts, gargle compaiono nell'ordine corretto. Facciamo ancora un ulteriore piccolo controllo. Se io faccio 2 add, 2 remove, 2 add, il tutto dovrebbe continuare ad essere nello stesso ordine. Questo è soltanto per essere sicuro che effettivamente la coda funzioni in questo modo. Allora, a questo punto possiamo metterci a scrivere effettivamente la nostra funzione di visita in ampiezza. E la funzione di visita in ampiezza non è particolarmente complicata, perché come vi ho detto, tutto quello che io devo fare è prendere la nazione da cui parto, metterla nella mia coda e poi iniziare un ciclo in cui lentamente estraggo una nazione alla volta, vado a vedere tutti i vicini di questa nazione e tutti i vicini della nazione vengono inseriti nella coda. Ovviamente, come nel caso della visita in profondità, da qualche parte dovrò controllare che la nazione non sia già stata presa per evitare di entrare in un ciclo senza fine. Quindi diciamo che tendenzialmente io estrarrò una nazione, controllo se questa nazione è stata già visitata. Se questa nazione non è stata già visitata, allora vado a prendermi tutti i suoi vicini e li metto nella coda. Molto, molto, molto semplice. La procedura, a differenza dell'altra, non è ricorsiva, magari sono un po' più di 5 righe, come invece era la visita in profondità, ma continuano a essere delle procedure estremamente, estremamente semplici.
Semplici. Allora, vediamo come si può realizzare questa. Sì? Allora, togliamo questa parte. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è aggiungere la nazione con cui siamo partiti. C, ma forse C è un nome infelice. Potremmo dargli un altro nome. Poi guardiamo finché la coda è ancora vuota, mettiamoci e facciamo il nostro ciclo. Beh, come ho detto, C è un nome infelice, è il caso di cambiarlo, quindi usiamo la funzione refactor del dov'è, eccola lì, e usiamo la funzione refactor di Eclipse e chiamiamola start. Quindi finché la coda è vuota, prendo un elemento. A questo punto mi chiedo e devo controllare se l'elemento è stato già visitato. Allora io ho un set che contiene tutti gli stati che sono già stati visitati, e questo è Visited Countries. Quindi controllo se Visited Country contiene la mia nazione. Se non la contiene, allora beh, devo sicuramente aggiungerlo a Visitor Countries. Quindi prendo e aggiungo la mia nazione, la nazione. A questo punto mi serve due righe per andare a prendere tutti i vicini e metterli nella coda. Con le due righe le ho già scritte, quindi le copio e faccio. Le aggiungo nella coda per tutti i vicini di C, li metto nella coda. Adesso proviamo a vedere se funziona. Mi dà un errore perché la funzione non è get, perché io nel set non ho la get, ma invece dovrei usare la contains. Questo è un errore che mi dà e quindi fatemelo correggere. E in realtà c'è un altro errore in questo codice, che la prima volta che l'ho fatto non ho visto, ma adesso proviamo a lanciarlo e vediamo come il tutto si pianterà. Possiamo ripulire le nazioni visitate direttamente nella procedura. Adesso proviamo a eseguire e ta-da! Si pianta, si blocca. E si blocca esattamente in questa riga. Perché io controllo se la coda è vuota e se la coda non è vuota, rimuovo un elemento. Ovviamente c'è un errore in queste due righe, ma il modo migliore per trovare gli errori è mettervi breakpoint e fare debug. Quindi eseguiamo il codice.
che si ferma sopra perché avevo messo il debug nella visita in profondità, quindi tolgo il debug dalla visita in profondità, eseguo e arrivo qui. E a questo punto posso andare avanti un passettino alla volta e vedere che cosa sta succedendo. Quindi vado avanti, diciamo che un po' mi stanco di continuare ad andare avanti. Quindi quello che posso fare è eseguire tutto il codice e vedere quando è che si pianta. Eccoci qua, bloccati. Eccoci qua, vedete l'errore? La coda è vuota perché non ha nessun elemento. Is empty funziona? L'errore era un errore di distrazione. Io sto usando is empty sulla variabile start. E questo non ha alcun senso, non è start che deve essere empty, ma è la coda, è Q che deve essere empty. Quindi una volta corretto questo, il programma non dovrebbe più bloccarsi. Proviamo a eseguirlo. E funziona. Apparentemente non si è bloccato, ma controlliamo il risultato. Il modo con cui noi stiamo controllando il risultato in realtà è sempre lo stesso ed è andare a vedere quali sono le nozioni non visitate e confrontarle. Quindi facciamo esattamente lo stesso. Dopo la visita in ampiezza e guardiamo e vediamo che in tutte queste visite qui le nozioni non visitate sono esattamente le stesse. Quindi questo mi fa ben sperare che queste visite stiano funzionando in modo corretto. Allora, esattamente come prima, questa visita, esattamente come prima l'ho fatta, utilizzando. Posso, per vedere cosa sta succedendo, posso provare a stampare quelle che sono effettivamente le nazioni che visito. Quindi stamperò C, che è il codice di 3 lettere, e poi la nazione, il nome completo, quindi country map, a questo punto get di C. Quindi eseguiamo così a occhio, ci rendiamo conto se effettivamente noi stiamo coprendo tutta l'Europa come una grossa macchia d'olio. Ed ecco qua che mi sono sbagliato perché non devo stampare la country map, l'oggetto non mi interessa, ma devo stampare il state name. Eseguiamo ed ecco qui. Possiamo andare all'inizio. Vediamo che tutto sommato io parto dalla Francia, poi visito Germania, Belgio, Italia, Svizzera, Monaco, Lussemburgo, Spagna, Andorra, Polonia, Olanda, Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, San Marino ed effettivamente io mi sto allargando come una macchia d'olio sull'Europa che man mano si espande, si espande e si espande sempre di più, fino ad arrivare negli ultimi passi a nazioni più lontano. Quindi questa è la visita in ampiezza. Un vostro collega mi chiede se sia meglio la visita in profondità o la visita in ampiezza. La differenza è che cosa devo fare. In realtà non ho nessuna vera ragione per preferire una all'altra, dipende da quello che devo fare. Sono due visite. Visita vuol dire procedura sistematica per attraversare, per toccare tutti i nodi di un grafo. Possiamo togliere questa print di debug, disabilitiamola. Ed ecco qua.
Allora, esattamente come io avevo usato un graph iterator per fare una visita, quindi un iteratore, per fare la visita in profondità, esattamente allo stesso modo posso fare per la visita in ampiezza. Beh, ma sì, più che visita 2 mi conviene riusare la stessa visita. Tanto sempre un iteratore è. Però questa volta lo vado a creare non con una depth first iterator, ma con il costruttore della visita in profondità, della visita in ampiezza. Quindi vado a vedere un po' qual è il costruttore della visita in ampiezza. Eccolo qui, depth first iterator. Ecco qui e vado a mettere il costruttore della visita in ampiezza. Devo chiaramente importare. E una volta fatto questo, ho finito. Il tutto funziona. Dovrebbe funzionare. Perché vado avanti finché c'è un as next, lo smarco come visitato e poi mi stampo come al solito le nazioni che non sono state ancora visitate. Quindi, ripeto, per fare una visita di un per visitare il grafo, io posso usare un iteratore e inizializzarlo secondo la visita che voglio fare. Qui devo ricordarmi di azzerare il set visited countries. A questo punto posso eseguire il codice e vediamo che tutte e cinque le nostre visite danno gli stessi risultati, ovvero sia l'insieme delle nazioni non visitate è uguale. L'ordine con cui io ho visitato le nazioni chiaramente è diverso. È diverso probabilmente anche fra la mia visita in ampiezza e la visita in ampiezza che mi dà mettere in posizione di graph T. Probabilmente è diverso anche quello. Però il risultato non cambia. Alla fine, quali sono le nazioni che io effettivamente visito sono quelle. E sono tutte qui. Domanda. Vediamo chi può, chi mi sa dire. Che cosa succede se invece di una coda, quindi invece di una struttura FIFO, first in, first out, mi mettessi a utilizzare una struttura LIFO, last in, first out, quindi uno stack. Adesso la queue non posso cambiare i metodi remove e add perché la queue è una struttura FIFO intrinsecamente, però provate a pensare che cosa succede se invece di usare una struttura FIFO uso una struttura LIFO in questa stessa visita. Quindi invece di usare una queue uso uno stack. Fate un esperimento e ditemi qual è l'ordine con cui io effettivamente vado a toccare l'ordine con cui io vado a toccare i vertici. Qui, ripeto, lo lascio perché non, la coda è una struttura FIFO, quindi dovrei cambiare. La linked list probabilmente implementa anche lo stack. Però vabbè, adesso vi lascio farlo a voi per esercizio. Ci sono due parentesi aperte dopo la remove, ma piccolo dettaglio. Bene, questo codice lo metterò questa sera online su GitHub. Di nuovo, guardate, visita in ampiezza. La procedura è banale, veramente banale. Sono una manciata di righe. C'è qualche ragione per farla noi rispetto al farla in modo a utilizzare gli iteratori che ci dà jgraph-t?
No, se io ho bisogno di fare una visita in ampiezza standard, mi conviene usare il literatore. Talvolta mi può capitare di aver bisogno di fare delle visite leggermente più particolari, magari con delle caratteristiche mie, per cui io, se prendo o non prendo un nodo, viene deciso da delle caratteristiche del problema che non sono standard. E quindi mi posso trovare a dover scrivere io una procedura di visita, ma non, come vedete, la procedura standard è 10 righe e se poi ho bisogno di aggiungere qualche controllo, mi basta meno. Insisto sul chiedervi di provare a sostituire la coda con uno stack, con una pila, e dirmi un po' che cosa viene fuori. Me lo potete dire direttamente domani a esercitazione, se volete. Vi ricordo anche che i grafi possono essere usati per delle cose completamente diverse dalle nazioni confinanti, e quindi in realtà, se io riesco a rappresentare il mio problema come un problema sui grafi, e poi posso usare una libreria che mi permette di fare una serie di controlli e di operazioni più velocemente, ne ho un grosso vantaggio. Quindi, scusatemi queste lunghe pause, ma sto riregistrando l'audio perché l'audio della lezione originale è andato perso e quindi mi dispiace, ma non ricordo esattamente che cosa stessi dicendo in questo momento. Allora, smettiamo con questa parte di codice e andiamo a vedere un pochino di teoria, molto velocemente. Iniziamo, dunque, io so che voi avete fatto sicuramente la prima parte dei lucidi sui grafi, so che non avete fatto l'ultima parte di questi lucidi. Questa parte in mezzo lo ignoro, non so se l'avete fatto oppure no, quindi ve lo chiedo. Avete fatto questa parte? Allora, vediamo un po' di definizione. Io definisco grado di un vertice come il numero di archi incidenti nel vertice. Archi entranti o archi uscenti. C'è sicuramente una funzione che mi dice esattamente qual è il grado dell'arco, il grado del vertice, ma in questo momento non me la ricordo, ma si può cercare nell'help. Comunque esiste su JGraphT una funzione che mi dice qual è il grado di un vertice. Vediamo, forse è nella funzione, forse è dentro vertice. Vediamo se è nella. No. Va bene. Torniamo a noi. Questo in un grafo non orientato. In un grafo orientato si parla di grado entrante, grado uscente e grado e basta. Grado entrante sono in degree, è il numero degli archi che entrano nel vertice. Il grado uscente, out degree, è il numero degli archi che partono dal nostro vertice e il grado, di nuovo, è la somma di grado entrante e grado uscente. Un vertice che ha grado 0 si dice isolato.
in un grafo, un grafo può avere soltanto un numero dispari di un numero pari di nodi di grado dispari. Facciamo qui alcuni esempi sui gradi dei nodi. Vedete il nodo 1 a grado 2, il nodo 4 è un nodo isolato. Prendiamo un altro esempio con un grafo orientato, questa volta distinguiamo fra grado di ingresso e grado di uscita. Un percorso è un elenco, è una sequenza di vertici. Caratteristica di questi vertici è che devono esistere, i vertici da V1 a Vn, è che devono esistere tutti gli archi che uniscono V1, V2, V2, V3, V3, V4 fino a Vn-1, Vn. Quindi un percorso può essere visto come una sequenza di vertici, attenzione, sequenza di vertici il percorso, altri testi lo definiscono in modo diverso. Comunque, un percorso per i multigrafi fondamentalmente, però in un grafo visto come coppia vertici archi, un percorso è un insieme, una sequenza di vertici. Tutti i vertici sono distinti se il percorso è semplice. La lunghezza del percorso è dato dal numero di archi, il che vuol dire che se ho n nodi ho n-1 archi. Facciamo un esempio. Un percorso potrebbe essere 1, 2, 5 e la sua lunghezza è 2, perché contiene due archi, quindi il numero dei nodi meno 1. Sempre in questo esempio vediamo che il nodo 4, vi ricordo che è un nodo isolato. Il nodo 3 e 6. Ecco, notate che non bisogna essere isolati. Allora, un ciclo è un percorso che inizia e finisce nello stesso nodo, nello stesso vertice. E un grafo che non ha cicli si dice aciclico. Quindi, ciclo, percorso, path che inizia e finisce sullo stesso nodo. Scusate. Allora, raggiungibilità. In un grafo non orientato si dice connesso se qualsiasi coppia di vertici esiste un percorso che li connette. Quindi, qualunque siano due vertici, io posso andare dal primo al secondo. Il sottografo connesso di dimensione massima, sottografo connesso massimale, quindi, è chiamato componenti, sono chiamate componenti connesse, perché possono essere più due. Quindi le componenti di un connesse di un grafo sono i sottografi massimali connessi. Cosa vuol dire massimali? Vuol dire che non è possibile aggiungere un altro nodo, un altro vertice. Un grafo connesso ha esattamente una componente connessa. Facciamo un esempio. Questo grafo ha tre componenti connesse. Quindi il grafo non è connesso. Una componente connessa è fatta dal nodo 4, un'altra componente connessa da quei tre nodi e la terza componente connessa da quei due. Nel caso di no grafi diretti, è leggermente più complicato perché io parlo di grafo fortemente connesso se per ogni coppia di nodi io posso andare dal primo al secondo. Il che vuol dire che posso andare da A a B, da B ad A, da A a C, eccetera, eccetera. Quindi il grafo si dice fortemente connesso. Ricordate che il cammino deve essere fatto da archi che esistono, quindi in qualche modo da archi che sono orientati nel modo giusto nel caso di un grafo orientato.
Allora, se un grafo è connesso, un grafo orientato è connesso, può non essere ciclico? Allora, a lezione ho promesso 2 punti all'esame. Se qualcuno di voi mi fa un esempio di grafo diretto, aciclico, connesso, fortemente connesso. Un grafo diretto aciclico fortemente connesso. Quindi fate attenzione perché nel caso di grafi diretti, esiste anche un altro tipo di connessione che talvolta viene detto un grafo diretto, viene detto semplicemente connesso o debolmente connesso. Se è possibile, data una qualsiasi coppia di nodi, esiste un percorso che ignora l'orientamento degli archi. Facciamo un esempio: questo grafo non è fortemente connesso. Ad esempio, il nodo 2 e il nodo 1 non è, non, io non posso raggiungere il nodo 1 a partire dal nodo 2. Così come non posso raggiungere il nodo 1 a partire dal nodo 5. Tuttavia, questo grafo potrebbe essere debolmente connesso, perché se io ignoro la direzione degli archi, posso raggiungere qualsiasi nodo a partire da qualsiasi altro. Vi faccio anche notare che questo grafo non è semplice perché ha un cappio. Il nodo 2 ha un cappio. Un grafo completo, questa definizione è particolarmente semplice. Un grafo completo, se può avere un arco, ce l'ha. Un grafo completo ha tutti i possibili archi. Quindi, un grafo completo di 2 nodi avrà un arco, eccetera, eccetera. Allora, quanti sono gli archi di un grafo completo? Ma se il grafo è orientato, sono n per n meno 1. Se il grafo non è orientato, sono n per n meno 1 diviso 2. Se il grafo ha dei cappi, sono n quadro nel caso di grafi diretti, ma guardate la differenza fra n quadro e n per n meno 1, in realtà è una differenza minima. Non possiamo non occuparcene. La cosa importante è notare che se io ho un grafo con n nodi, questo grafo può avere fino a n quadro archi. Magari non sono n quadro, ma sono n per n alla meno 1, ma l'ordine di grandezza è n quadro. E questo mi serve perché quando devo stimare il mio algoritmo, devo pensare a come funziona il mio algoritmo. Se il mio algoritmo deve fare un ciclo su tutti gli archi, devo sapere che questo ha una complessità tendenzialmente quadratica, quindi ho grande di n quadro sul numero dei vertici. Poi, ripeto, se è n per n meno 1 oppure n quadro è assolutamente trascurabile. La densità è una proprietà estremamente importante, non è una proprietà, comunque è un elemento estremamente importante quando io descrivo un grafo. Mi dice il numero degli archi sul totale possibile del numero degli archi. Quindi, quanti di questi archi, quanto è lontano dall'essere un grafo completo? E vi rendete conto che riuscire a stimare la densità, riuscire ad avere un'idea della densità del grafo che io devo orientare, mi cambia profondamente il modo in cui io lo affronto. Ad esempio, se il grafo ha una densità alta, quindi prossima a 1, allora io so che avrà tendenzialmente n quadro, dove n è il numero dei vertici, avrà n quadro archi. Quindi una procedura, magari che ha una complessità, numero degli archi per numero dei nodi avrà dei grossi problemi a funzionare. Allora, facciamo un esempio: questo grafo ha una densità del 50%.
saltiamo gli alberi e le foreste, non è il caso ancora di parlare. Ma quello che avrebbe senso fare adesso è iniziare a pensare a come rappresento i grafi. Allora, come rappresento i grafi? Perché? Perché vi parliamo di come rappresentiamo i grafi? Se io uso JGraphT non mi cambia nulla. Il grafo viene rappresentato in qualche modo internamente e io non ho la possibilità di modificarlo. Nonostante questo, avere una qualche idea di come si possono rappresentare i grafi, se voi vi troverete nella vostra vita lavorativa a dover usare realmente grafi, è una cosa che può avere una sua importanza. Perché in alcune circostanze alcune rappresentazioni hanno senso e altre rappresentazioni sono assolutamente, totalmente da evitare. Allora, iniziamo a vedere. Io posso rappresentare il grafo, una prima grande classificazione, posso rappresentare il grafo come lista o come matrice. Allora, partiamo con la rappresentazione come matrice. Questa è estremamente semplice, è quella che viene in mente subito. Io rappresento, ho un grafo con n nodi, faccio una matrice n per n e nella cella, in ogni cella, metto 1 se i due nodi corrispondenti alla riga e alla colonna sono collegati o 0 se non sono collegati. O magari metto un numero che mi dice il peso. E meno 1 se l'arco non c'è, lì ognuno può decidere cosa fare. Però fondamentalmente io devo sapere se esiste l'arco che unisce il nodo 50 col nodo 20.000. Vado a vedere nella mia matrice riga 50 colonna 20.000 che cosa trovo. E questo è il modo con cui io rappresento la matrice. Allora vi rendete conto che lo spazio che occupo è tendenzialmente n per n, n quadro, dove n è il numero degli archi. Guardiamo sulla colonna di sinistra, lista di adiacenza. Un'altra possibile rappresentazione del grafo, invece diversa, io ho una lista con tutti i nodi e per ogni nodo ho una lista dei vertici a cui il mio vertice è adiacente. Quindi totalmente diverso. Io non ho una matrice piatta in cui metto tutte le informazioni, ma ho una lista per ogni vertice. E la lista contiene gli elementi che sono adiacenti al vertice. Allora, iniziamo subito a guardare queste due rappresentazioni. La differenza è enorme. Allora, qual è un'operazione o grande di 1, quindi costante, che io posso fare nella matrice di adiacenza? Allora, un'operazione che ha tempo costante è chiedermi se il nodo x e il nodo y sono. Se esiste un arco fra il nodo x e il nodo y. Questo è estremamente semplice perché io vado a prendere la matrice riga x, colonna y e vado a vedere che cosa trovo in quell'elemento. Semplicissimo, tempo costante, istantanea come operazione. Se io invece devo controllare se due nodi sono adiacenti nella lista di adiacenze, cosa faccio? Ma voglio vedere se il nodo 5 è adiacente al nodo 50.000, allora vado nella lista del nodo 5 e inizio a scorrerla. Vado avanti, vado avanti, vado avanti, vado avanti. Quando la lista è finita, vedo se ho trovato il nodo 50.000 oppure no. Allora, in un caso abbiamo una procedura che ha una complessità o grande di 1, nell'altro caso una procedura che ha complessità o grande di numero di adiacenti. Se il grafo è completo o quasi completo, quindi la densità è molto prossima a 1, l'operazione ha fondamentalmente complessità o grande di n. Quindi, quanta memoria occupo? Beh, la matrice occupa tutta la memoria che serve per rappresentare n per n, la lista di adiacenza occupa solo la memoria per i nodi che effettivamente mi servono e che ci sono. Quindi una prima cosa che vediamo subito è se il grafo ha una densità bassissima, praticamente zero, rappresentarlo come lista di adiacenza è quasi una scelta obbligata. Se il grafo ha una densità altissima, prossima a 1, rappresentarlo come matrice di adiacenza è quasi una scelta obbligata.
In mezzo bisogna decidere come comportarsi. Pensiamo a un'altra operazione che è significativamente diversa. Abbiamo visto nelle visite precedenti che io mi chiedevo spesso, dato un nodo, dato un vertice, quali sono i vertici adesso adiacenti? Allora, prendiamo la lista di, la matrice di adiacenza. Immaginatevi un grafo piuttosto sparso, quindi densità bassa. E io mi chiedo quali sono i vertici adiacenti al vertice 42. E inizio. 0? No, non è adiacente. 1? No, non è adiacente. 2? No, non è adiacente. 3? No, non è adiacente. 4? No, non è. E vado avanti fino a 100.000. Quindi prendere la lista di adiacenza, capire quali sono i vertici adiacenti a un vertice dato, se io lo rappresento come matrice, ha una complessità o grande di n. Mentre prendere l'elenco degli adiacenti, se io sto rappresentando il mio grafo con una lista di adiacenze, ha un tempo brevissimo, perché la lista è già lì. Quindi prendo la lista e ce l'ho, e quindi operazioni come faccio un ciclo for su tutti i nodi adiacenti è molto 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 più efficiente una lista di adiacenze. Vediamo però che la rappresentazione a matrice e la rappresentazione a lista non si limitano a queste due che sono quelle un po' più intuitive. In realtà io posso anche rappresentare come matrice quella che viene chiamata la matrice di incidenza, ovvero sia io ho una matrice che ha come righe i vertici e come colonne gli archi. E segno 1 true se l'arco è incidente su quel nodo. Nel caso di grafi diretti posso usare meno 1 e più 1 per segnare se il grafo entra o esce da quel nodo. Comunque è di nuovo una rappresentazione a matrice, ma invece di essere V per V con il numero, con V numero dei vertici, ho V per E. E di nuovo avrò vantaggi e svantaggi. Invece un'altra possibile lista è la lista di incidenza. Quindi io per ogni vertice, tengo una lista degli archi che sono connessi a quel vertice. Allora, questa rappresentazione è quasi obbligata nel caso di multigrafo. Perché nel caso di multigrafo io devo segnarmi, non mi basta segnare quali sono i vertici vicini, ma devo anche segnare, perché lo stesso vertice potrebbe essere vicino più volte, io potrei avere più vertici, potrei avere più archi che uniscono la stessa coppia di nodi. Questa è l'idea di base del multigrafo. Quindi nel caso di multigrafo la matrice di adiacenza è probabilmente inutilizzabile e la lista di incidenza è invece un'ottima scelta. La matrice di incidenza, sì, potrei anche quella potrei usarla. Quindi, che senso ha per me andare a pensare come rappresento i grafi? Allora, per voi adesso, per l'esame che dovete fare fra poco, assolutamente nulla. Perché tanto se dovete usare un grafo usate jgraphkey e l'unica cosa che vi viene richiesta è magari decidere qual è il tipo di grafo che è il caso di utilizzare. Ma se guardate un po' più avanti e pensate alla vostra vita lavorativa e a voi che avete bisogno di effettivamente utilizzare e far girare un grafo, un programma in cui c'è un grafo, allora sì, probabilmente ha molto senso fermarsi e decidere come rappresentarle in memoria. Qui vediamo alcuni esempi, ma io prima stavo raccontando. Allora, immaginate questo è il grafo e qui è rappresentato con la matrice di adiacenza e con la lista di adiacenza. Vedete che la matrice di adiacenza sono semplicemente zeri e uni, ad esempio il nodo A con chi confina, con B e con C, e vedete due uni e tutti gli altri sono zeri. Mentre nel caso della lista di adiacenza vedete A che è la testa di una lista di C.
e abbiamo la lista di adiacenza per i vari grafi con un po' di esempi, ma niente di trascendentale, direi. La cosa che può essere interessante è renderci conto che la matrice di adiacenza in realtà può essere significativamente ottimizzata se il mio grafo è un grafo, ad esempio, è un grafo non diretto. Ma se il mio grafo non è orientato, a me nella matrice di adiacenza ne basta metà, perché l'altra metà è simmetrica. Questo è come quando nelle guide del Turing Club io ho in fondo alla pagina, all'ultima pagina, la matrice con tutte le distanze, le distanze fra le coppie di città. Quella matrice lì solitamente è una matrice di adiacenza e io ho soltanto metà di quella matrice, perché la distanza fra Roma e Roma non me ne importa nulla e la distanza fra Roma e Torino è la stessa che c'è fra Torino e Roma. Quindi in realtà metà di quella matrice viene riportata sulla cosa e l'altra metà viene lasciata. C'è qualche altra piccola osservazione che si può fare, ma